Diverse volte nei video di Nazome Eleven ho detto che i miei personaggi preferiti sono Axel Blaze, Hunter Foster o qualsiasi altro dei nomi che ha avuto in passato e anche Falco Flashman. Ma non mi identifico con nessuno di loro. Quindi, per aiutarmi nell'impresa di identificarmi con un personaggio di Nazome Eleven, farò un test. Che personaggio di Nazome Eleven sei? Non lo so, scopriamolo insieme. Vi lascio anche il link in descrizione nel caso vogliate andarlo a fare. Ma iniziamo il test. Sì, vabbè, però non. Iniziamo il test, non con gli annunci. Cosa ti sta più a cuore tra queste cose? Ma guarda, veramente niente di queste quattro. Essere riconosciuto per il talento forse è quella che più mi rispecchia alla fine. Per carità, tengo ai miei familiari. Gli amici non ne ho, quindi figuriamoci. La forza, bah. Ma diciamo essere riconosciuto per il talento. Dai, facciamo un po' la mimata. Dovrei essere serio, ma dai. Cosa fai per migliorare il tuo talento? Sono modulari? Ok. Ah, forse no, perché non credo nel talento, ma l'ho scelta prima. Ok, niente allora. Che peccato. Non credo nel talento, mi impegno insieme agli amici, ogni mezzo è giustificato per migliorarsi, mi impegno da solo. Secondo alcune accuse io dovrei mettere la C, ma metto la D perché in realtà mi impegno da solo. Quanti fratelli o sorelle hai? Uno. Solo mia sorella, per fortuna. Immagino un po' se avessi avuto un'altra sorella oltre a quella che già ho, mi sarei tagliato le vene tempo fa. Quando sei con gli amici, che persona sei? Cerco di essere più divertente del gruppo e loro spesso ridono alle battute che faccio e erano risate sincere, quindi perché dopo l'ho saputo poi, quindi si conferma. Diciamo che l'ho saputo per vie traverse, sentendo una conversazione, quindi ero davvero il più divertente. Tra questi quali colore preferisci? Rosso. Se ci fosse stato nero avrei scelto nero, mi piace il nero, però in questo caso il rosso. Quale tra queste caratteristiche possiedi maggiormente? L'ottimismo. No. La determinazione. Ho letto ottimismo, ho detto io sono una persona molto ottimista, ma la determinazione è quello che veramente ho. Se mi prefisso un obiettivo, finché non lo raggiungo, quello deve essere basta. Cosa fai di solito nel tuo tempo libero? Gioco ai videogiochi o guardo i cartoni? Cosa che capita solamente la sera ai cartoni animati. Beh, c'è il mondo di Gumball all'una e un quarto. Oh, quindi vai, colà. Poi gioco ai videogiochi, non è per lavoro, ma comunque. Una parte. Qual è il tuo ruolo preferito in campo? Difensore tutta la vita. E sono anche bravo, se posso permettermi di dirlo. Quale tra questi personaggi vorresti sempre avere come compagno di squadra? La risposta vi sorprenderà, ma sceglierei Mark Evans. Non perché gli altri non siano fantastici. Sean non mi interessa, ma sapete che a me Sean cala poco come personaggio. Non capisco perché è il più amato. È forte, ok, ma perché è il più amato? Non capisco. Axel Blaze e Jude Sharp. Axel, vabbè, il mio personaggio preferito, ma quello è un altro discorso. Jude Sharp è un grande stratega, ma andrebbero le cose fatte un po' come dice lui. Però Mark è quello che più di tutti traina la squadra. Quindi Mark Evans, assolutamente, in caso. Cioè, sempre. La tua squadra sta perdendo 2-0. A 5 minuti dalla fine entri in campo tu. Come ti comporti? Sto in difesa. Difendo la porta. Quello è il compito di un difensore. Mi lamento con l'allenatore per non avermi fatto entrare prima, probabilmente. Ci provo fino alla fine, ma è arrendersi. Gioco sporco e cerco di far innervosire gli avversari. No, no. La. Sono Mark Evans. Mi sta per la mente che il personaggio che è stato scelto prima di è quello, non importa. Tra l'altro, Mark Evans di Orion, molto bello, mi piace. Quindi io sono Mark Evans. Yeah! Non mi dispiace, tanto io sono Mark Evans e c'ho Nelly come moglie. Quindi tanto male non è andata alla fine, dai. Guarda, ne faccio un altro. 15 problemi, cosa? Ah, le domande. Ma in Nazome Eleven generico. E Spacca, fai questi spacca, annunci. spacca! Allora, di cosa parla quest'anime? Il calcio. Le foot. I piedi. Quale
Qual è l'attaccante di vedetta della Raymond? Axel Blades? Sì. Chi è il capitano della Raymond? Ah, Raymond normale, certo, Mark. Perché Axel è uscito dall'equipe del Giappone? Ah, se... Carson Per... Ok, il padre, perché vuole farlo studiare medicina in Germania, giusto? Qual è la prima tecnica che apprende Axel? Tornado de Fe. Tornado di fuoco. Chi è questo personaggio? Axeru Breizu. Chi è questo personaggio? Mio fratello Byron. Chi è questo personaggio? Mio padre Mark. Chi è questo personaggio? Mio figlio Nathan. Ecco, e mio cugino Sean. Perfetto, vai, tutti quanti in famiglia. Le trasformazioni di Nazume Eleven Go. Spiriti guerrieri. C'erano anche i super guerrieri. Qual è lo spirito guerriero di Arion? Pegaso, cavallo con le ali. Qual è il tipo di attacco che utilizza Victor? Tenebre, elettrico, vento e luce. Tenebre? Ok, tenebre. Come si chiama il secondo capitano della Raymond Go? Arion, il secondo capitano, sì. Come si chiama il capo del quinto settore? Ah, ma ti tricca! C'è Alex e Axel come Zabel, quindi Alex e Zabel, vai. Pare pericoloso. Chi è Victor Blade? Fratello di Victor? Di Vladimir, voglio dire. Mi pare. Chi è il secondo coach della Raymond Go? Ma... è Mark, perché entra dopo Mark, ma... è giusto, ma stavo pensando a Jude Sharp, visto... dipende come la linea temporale. In quale punto del momento... Riccardo, con la C. Questo è Victor, ovviamente, mio fratello. Beh, dai. Non è male. Non è male, dai. Sono capace. 1:20 quasi. Beh, ci sta, dai. Ci sta. Direi che però per questo video è tutto. Vi lascio anche questo in descrizione, così magari... così se volete provare a fare il quiz... potete provare a farlo. Non so se magari dà risposte diverse, non lo so. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!